Le prime giornate del Salone di Fambro sono state molto intense sia per quanto riguarda le opzioni e le commesse di vendita siglate, sia per le dimostrazioni di volo. Tra le novità principali c'è stata la presentazione fatta dal ministro della difesa britannico Gavin Williamson e dal primo ministro Theresa May, che hanno svelato il futuro caccia di nuova generazione, il Tempest, prodotto da Bae Systems, Rolls-Royce e dalle divisioni del Regno Unito di Leonardo e di MBDA. Dall'aeronautica italiana è arrivata la presentazione del progetto International Flight Training School, che sarà portato avanti in collaborazione con Leonardo nella scuola di volo del 61esimo Stormo di Galatina, in un evento svolto alla presenza del ministro della difesa Elisabetta Trenta, del capo di stato maggiore dell'aeronautica Enzo Vecciarelli e dell'AD di Leonardo Alessandro Profumo. La stessa azienda italiana è presente al salone, dove espone alcuni dei principali prodotti, tra cui il drone AW Hero, il P-72A da pattugliamento marittimo, il T-100 che è stato proposto come aereo di addestramento avanzato agli Stati Uniti, l'M346FA nella configurazione con il radar Grifo e il drone da ricognizione Falco Ivo. Inoltre è presente anche la cabina di pilotaggio del convertiplano AW609. Anche Piaggio Aerospace è tra gli espositori, con il drone P1HH Hammerhead e con l'aereo P180 Avanti Evo, nuova versione del velivolo da trasporto Executive. Tra le aziende italiane presenti anche Elettronica, Altran e Ala. La forza aerea americana è al salone con l'elicottero AH-64 Apache, il CH-47 Chinook e due versioni di C-130J Super Hercules, oltre a un F-15 nella versione cacciabombardiere. Per quanto riguarda invece l'aviazione civile, Air Italy ha presentato il secondo Boeing 737 MAX 8 ricevuto dalla stessa azienda statunitense tramite la Qatar Airways. Airbus e Boeing si sono fronteggiate, oltre che nelle vendite, anche nell'esposizione statica, dove fino a domenica 22 luglio saranno presenti i principali aerei delle due aziende. Quella americana ha portato a Fambro molti velivoli, tra cui un 777-300 Extended Range di Qatar Airways e il nuovo 737 MAX 7. La rivale europea ha invece presentato i nuovi modelli white body A330-900neo e A350-1000, oltre ai nuovi aerei A220. In chiusura, vediamo le immagini dei voli effettuati in questi giorni.